Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, oggi andremo in giro per il mondo. In realtà doveva uscire un rituale che ho fatto abbastanza. Cioè, ho mischiato due rituali, vabbè, non vi faccio spoiler, ma uscirà martedì perché non sono riuscito a montarlo e ho avuto problemi con l'hard disk perché non mi leggeva più i dati, non si sa perché. Io sti cavolo di hard disk li odio sinceramente perché ogni volta ti metti lì, lasci il materiale sopra l'hard disk e poi quando è il momento di montarli o posprodurre le foto, fare comunque lavorarci sopra. Diceva file, missing file, non riuscivo più a trovare i file. Ho risolto proprio giusto mezz'oretta fa, però ovviamente non riesco più a montarlo in tempo per farlo uscire oggi, che vabbè, per me sarebbe domani, ma in realtà è oggi, quindi lo vedrete martedì. Ma non vi preoccupate perché sarà molto bello e molto angosciante. Bene, oggi voglio di nuovo provare l'applicazione, il sito, chiamatelo come volete, GeoGuess, dove dobbiamo indovinare in quale parte del mondo siamo. Quindi io ho qua davanti a me il mio passaporto. Direi di andare, non so se è un nuovo viaggio o single player. Vabbè, proviamo un nuovo viaggio. Difficoltà easy, dai. Anche perché non è un cazzo facile questo gioco, ve lo posso garantire. Roma. No, però così. Ah, ok, perché livelli? Vabbè, iniziamo da Roma. Io, raga, non sono proprio pratico di Roma. Ok, allora, però questo, se non vado errato, dovrebbe essere il Pantheon. Che il Pantheon dovrebbe essere. Allora, qua c'è il Colosseo. Oh, raga, ma vi giuro, cioè. Sto cercando se c'è scritto Pantheon, ma non penso. Ragazzi di Roma, non insultatemi, ma. Pantheon, eccolo qua. Allora, io sono nella piazza, quindi dovrei essere qua. Vediamo. Vabbè, di 90 metri. Ah! Ah, sì, è vero. Ok, perché questo è il Pantheon, questa diciamo è l'entrata. Ci sta, ci sta. Però non potevo zoomare la mappa, quindi non è colpa mia. Continua e vediamo. Roma, fatto. Adesso, Roma, mondo antico o grandi città, dai. Madonna, in geografia sono proprio ignorante. Qua dove siamo? In Giappone, per forza, perché vedo le scritte lì. Ah, devo solo mettere cosa sono, perché. Ah, posso zoomare? Sì, ok. Però, che città? E che non posso muovermi. No, posso solo zoomare. Che città del Giappone? Qua ce n'è uno fortissimo che vedo su TikTok sempre. Boh, vabbè, grandi città. Ah, qua dice This is the biggest city in the world. Ok, è la più grande città del mondo. Sarà Tokyo? Giappone o Cina? Perché non so se quello è giapponese o cinese. Qual è la più grande città del mondo? Vabbè, proviamo, dai. Tokyo, ok, ho messo il ping. Ma come 46 km? Ah, ok, devo zoomare, 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 andare a mettere proprio Tokyo. Vabbè, dai, ok, però l'ho presa. Roma o Olimpiadi estive? Olimpiadi estive. Anche qua. Non so un cazzo. Allora, bandiera dell'Italia, ma non siamo in Italia, dovremmo essere in Grecia, a vedere dalle scritte. Tsakanikas. Atene, ok, esatto. Allora, quindi buttiamo lì Atene, centro e vediamo. Un buon lavoro. Beh, 287 metri così tirata a cazzo. Va bene, eh. Ok, allora. La seconda più grande come numero di abitanti. Ok, siamo in India sicuramente. Quale sarà la. Sarà Mumbai? Sicuro, Mumbai, Mumbai, come si chiama? Ah, queste cosa sono? Bevanda energetica, barretta energetica. O mela, boh, fai il pieno di energia, sì. Non capisco cosa mi cambia, vabbè, comunque. Sarà sicuramente Mumbai, credo. No, ah, Nuova Delhi, cazzo! Eh no, questa proprio l'ho ciccata proprio di 1200 km, è anche parecchio, cioè. Coldplay, Imagine Dragon e Jack and Brave, Song About This City. Oh, cazzo! Allora. Imagine Dragons, Coldplay, Jacques Brel, non so chi sia. Può essere che sia tipo Germania, qualche roba del genere, le targhe. Ah, le targhe sì, dovrebbero essere Olanda, 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 sicuro. Ok, allora. Dai, no, no. Ma no, ma l'ha messa da solo. Roma o Summer Olympic? Roma, dai. Vabbè, questo è molto facile. È la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, dove minchia è? Torre del Quirinale. Oh, raga, ma vi giuro, eh. Cioè, non mi insultate nel senso, non. Mi perdo un attimino. Allora, la fontana è lì davanti. E
Quindi io dovrei essere tipo per qua, da quel paletto lì, quindi più o meno per qua. Sì, ok, 4 metri. Va bene, dai, cioè, va bene. Vabbè, il Colosseo, questo qua, che dovrebbe essere qua, questo me lo ricordo. Allora, l'unica cosa che devo vedere è da che parte sono orientato, perché... Ok, lì c'è tipo tutto il verde, così, quindi lì sicuramente sarà questo parco qua o questo parco qua. Piazza del Colosseo. Bagni pubblici, non vedo bagni pubblici qua. Anzi, c'è questo qua che non mi ricordo. Ah, posso spostarmi, ok. Ok, dovremmo essere quindi tipo qua. Ah, ok, sì, è vero. Perché mi sono spostato, devo mettere sempre la posizione originale. Va bene. Biggest City. Ok, questa città con 21 milioni di persone è la quarta più grande del mondo e il continente più largo. Qua saremo in Messico. Sicuro. Sarà Città del Messico. Oh, dai. Ragazzi al Messico, ok, l'avevo perso. Città del Messico, qua, indovina. No, ah, Brasile, San Paolo, cazzo. Mi hanno fatto fattare dalla lingua. Statue, dai, ne hanno di statue. Allora, qua siamo in Thailandia. The Great Buddhist... Ok, dovrebbe essere... Vicino a Bangkok, si chiama, ci sono anche stato. Però... Allora, aspettiamo, aspettate. Sì, ma dovrebbe essere... La nona statua più grande del mondo. Ed è stata costruita per commemorare il King, il re Bhumibol. Qua dovrebbe essere tipo Bangkok. In realtà non è proprio Bangkok, dovrebbe essere... Si chiama... non so se Bangkok o Chiang Mai. Proviamo Bangkok. Sì, era Bangkok. Cioè, in realtà più... Vabbè, comunque sì, è sempre Bangkok perché Antong, ok, io Thaya ci sono stato e io sono stato in questa zona qua anche. Vabbè, ok, va bene comunque. Famous companies, aziende famose, compagnie famose, che come volete. Beh, Ikea. Ikea dovrebbe essere Svezia. Cioè, la città, beh, mettiamo Stoccolma, che cazzo ne so. Ok, va bene, però cioè, non è che sto... Dov'è che l'Ikea Stoccolma? Molto bene, abbiamo vinto un'altra stella. Raga, oh, però, cioè, neanche troppo male, eh. Ah, dobbiamo di nuovo ripartire su Roma. Allora, Piazza Navona, Piazza Navona, Piazza Navona è qua. Fatemi zoomare. No, zoom, madonna. Ok, allora. Piazza Navona. Davanti alla pizzeria. Madonna, che voglia di carbonara che mi è venuta, porca vacca. Vabbè, penso che non mi metta... proprio meno siamo qua, dai. Più o meno. Ah, dalla strada. Sì, vabbè, 20 metri. Rolex. Beh, Rolex è Svizzera. Ginevra. Poi di preciso, proprio non so dove sia la fabbrica. Ah, beh, pure abbastanza vicino, 1 km. Va bene. Va bene. Samsung. The company si sono tenuto sempre. Ok, allora. Samsung sarà cinese o giapponese? Mi sa giapponese, eh. Ah, no. Cazzo. Corea. Raga, facciamo l'ultima, mondo antico. Ok, ci sono stato. Qua la piramide. Esatto, una, due, e vabbè, la terza non si vede perché sarà dietro una di queste qua, però. Le piramidi. Chi le avrà costruite le piramidi? E sono vicino al Cairo a Giza. E però dove cavolo è Giza qua? Città del 6 ottobre. Qua è dove hanno preso la casa con...
Debbie, Paul e Gian. Era qua, città del 6 ottobre. Saqqara, qua c'è Saqqara, che sono le vecchie piramidi, qua. Però, raga, cioè, vi giuro, anche perché, scusate, ma dov'è Giza? Però dovrebbe essere comunque per qua, perché erano vicine a quelle di Saqqara. Ma no, ma scusate, non sono lì le piramidi, eh. Non è attaccato al centro commerciale, cioè, sono in questa zona. Anche perché Saqqara mi ricordo che... Ah, però no, qua devo guardare le piramidi di Saqqara. Direi di non continuare in modo tale che così la prossima volta possiamo continuare da questo risultato qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Mi raccomando, non perdetevi il video di martedì prossimo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.